l'Ecomuseo Metaurile Orto di Mare e il Circolo Albatros, che ne è il promotore, sono veramente lusingati che il FAI abbia scelto Metaurilia per queste giornate d'autunno che si svolgeranno sabato 15 e domenica 16 proprio qui. Addirittura quando è stato presentato l'evento a Roma, in Campidoglio, di 700 eventi, il presidente Magnifico ha citato proprio Metaurilia, insieme ad altri ovviamente, pochi altri, e quindi il FAI ci crede molto, perché questa, dicono, è una location eccentrica, cioè fuori dalla normalità di quello che siamo abituati a vedere, ma noi pensiamo che abbiano colto proprio l'essenza del nostro lavoro, del nostro impegno, cioè come diceva Saint-Exupéry, l'essenziale è invisibile agli occhi. Chi verrà a visitare Metaurilia troverà una lente di ingrandimento che gli farà vedere l'amore, la passione, la storia, l'identità che ogni frazione, forse un po' dimenticata, ha. Visiteranno la chiesa, visiteranno questa mostra e visiteranno la piazza dove molte gigantografie raccontano il territorio, perché l'Ecomuseo è il territorio. E abbiamo diverse proposte di narrazione. Alle 16 di sabato e alle 16 di domenica, passeggiata, appuntamento al centro Scarpa, passeggiata nella campagna alle spalle di Metaurilia per riconoscere nella natura, nelle architetture, la storia degli anni 30. E qui nel piazzale e alla mostra, altre visite guidate che partiranno ogni mezz'ora, quindi non c'è bisogno di prenotarsi, basta arrivare e qualcuno vi accoglie per farvi vedere le cose che al primo occhio forse non si vedono.